Siamo nel 46 a.C., alla fine della Seconda Guerra Civile. Pompeo è stato sconfitto a Farsalo, in Grecia, nel 48 a.C. da Cesare, la sua testa offerta come dono ospitale a Cesare stesso da Tolomeo XIII, sovrano d'Egitto. Gli ultimi seguaci di Pompeo, tra cui il figlio Sesto Pompeo, tentano di resistere inutilmente allo strapotere del neodittatore. Cicerone, che aveva appoggiato Pompeo, si trova in questo momento a sostenere la difesa di un pompeiano, Marco Claudio Marcello. Costui, dopo la sconfitta di Farsalo, si era rifugiato nell'isola di Lesbo. Cicerone, facendo appello alla famosa clemenza di Cesare, chiede che a Marcello sia concessa la possibilità di rientrare a Roma. Ma non si limita a questo. Esorta infatti il nuovo padrone di Roma, cioè Cesare, a non infierire sugli avversari e a dedicare tutte le sue energie alla riforma della res publica e alla pace. Cicerone si rivolge direttamente a Cesare. Omnia sunt excitanda tibi, Caesar, uni quae iacere sentis belli ipsius impetu percursa atque prostrata. Traduciamo alla lettera. Omnia quae iacere sentis. Tutto ciò che alla lettera vedi, sentis, iacere, a terra, giacere. Belli ipsius impetu percursa atque prostrata. Percursa, sconvolto e distrutto dalla violenza della guerra stessa. Impetu, belli, ipsius. Quindi tutto questo sunt excitanda tibi. Da te solo, o Cesare, tibi uni, sunt excitanda. Deve essere risollevato, deve essere ricostruito. Perfezioniamo la traduzione. A te solo, tibi uni, Cesar, o Cesare, omnia sunt excitanda. Spetta il compito di rimettere in piedi, sunt excitanda, omnia, tutto ciò quae iacere sentis, che vedi a terra, cioè tutto l'organismo dello Stato che tu vedi a terra. Colpito e devastato, stravolto dall'impeto, dalla violenza della guerra stessa.